Questo pomeriggio di mobilitazione dell'Associazione Radicali Roma vede al tavolino, dove peraltro stanno convergendo parecchie persone per porre delle firme, anche il consigliere comunale Riccardo Maggi, radicale eletto appunto al Comune di Roma nella lista per civica per Marino. Ecco Riccardo, c'è una raccolta firme, di cosa si tratta? E poi se ci vuoi parlare anche un pochino di quello che sta succedendo qui in questo municipio, che insomma è abbastanza grave da un punto di vista istituzionale. Ma come radicali non è da ora e da oggi, e lo dico perché nei giorni scorsi abbiamo sentito da molti esponenti anche nazionali sollevare la questione dell'illegalità, della criminalità organizzata sul territorio di Ostia, e ci siamo un po' stupiti di questa scoperta. Noi da anni denunciamo questa situazione, in particolare abbiamo individuato la situazione del mare di Roma, del mare della capitale e delle concessioni balneari, quindi della fruibilità del mare da parte dei cittadini, come una situazione emblematica del degrado istituzionale e del livello di illegalità. Quello che avviene lo abbiamo documentato più volte, l'impedimento all'accesso e quindi la negazione della fruibilità del mare a causa del cosiddetto lungomuro, cioè a causa del fatto che molti concessionari balneari hanno di fatto creato delle barriere che impediscono l'accesso, edificato in maniera più o meno abusiva dei manufatti di cemento o di altro tipo. Questo in violazione della legge nazionale, in violazione del codice della navigazione, in violazione delle ordinanze del sindaco, ma soprattutto in violazione appunto delle concessioni. Ci sono tutti gli strumenti amministrativi per intervenire, non serve l'esercito in questo caso, basterebbe applicare la legge che prevede che l'amministrazione possa revocare queste concessioni senza indennizzo in tutti i casi in cui appunto i concessionari non rispettano gli obblighi che loro stessi sottoscrivono. Questo purtroppo non è mai avvenuto negli ultimi anni a Ostia, anzi la situazione è peggiorata sempre di più, ed è anche a questo che è collegata la crisi di questo territorio, la crisi anche delle attività rivolte ai turisti, dei servizi rivolti ai turisti. Quando ci si risponde, e lo abbiamo sentito fare anche da parte di esponenti del Partito Democratico che in questo momento si dicono tutti compatti per intervenire contro questa situazione, ci si è risposto che il problema non era un problema di legalità, che noi enfatizzavamo troppo questa questione, in realtà si tratta di dare ai concessionari, a chi ha degli stabilimenti, la possibilità di fornire maggiori servizi. A nostro avviso invece no, una riqualificazione di questo territorio non può che partire dalla risorsa principale che questo territorio ha e dalla sua fruibilità. La risorsa è il mare. Quando dei turisti che magari passano un periodo a Roma arrivano ad Ostia e non trovano il mare, trovano un muro lungo, uno sbarramento di cabine, un'impossibilità di accedere, questo è grave, è triste, e però l'amministrazione ha degli strumenti. Noi l'anno scorso siamo riusciti con una lunga azione e poi condivisa dal gabinetto del sindaco a ottenere l'apertura di due varchi al pontile, due varchi per l'accesso pubblico. Questo evidentemente non è la soluzione, però è stato un segnale importante, non è la soluzione definitiva, è un segnale importante perché i cittadini hanno visto che quando le istituzioni vogliono possono intervenire e modificare lo stato delle cose. Il problema ora è fare in modo che tutti i concessionari consentano 12 mesi all'anno, 24 ore al giorno l'accesso alla spiaggia. In tutta Italia, dove ci sono delle coste anche molto sfruttate a livello di servizi, penso alla Versilia, penso alla Romagna, i concessionari si attrezzano in modo da poter chiudere dopo nell'orario serale, poter chiudere le loro strutture senza impedire necessariamente l'accesso alla spiaggia. Questo è quello che si può fare anche qui. Io credo che già nei prossimi giorni ci saranno da parte dell'amministrazione dei primi provvedimenti in questa direzione, e quello che noi chiediamo e suggeriamo al sindaco Marino è che nella prossima ordinanza che stabilisce e fissa l'inizio della stagione balneare sia esplicitamente detto questo. Perfetto, senti, per quanto riguarda invece l'aspetto istituzionale di cui parlavo, cioè il presidente Tassone si è dimesso
però ci sta un periodo ancora in cui potrebbe revocare le dimissioni, un po' si parlava di questa, o ritirare le dimissioni, di questa eventualità. Ecco, tu insomma sai darci un po' qualche rumors dell'ultima ora, perché poi c'è anche in ballo tutta quanta la nuova giunta da fare. Ma da quello che abbiamo potuto capire, le dimissioni sarebbero ormai irrevocabili e quindi si va verso un commissariamento. A questo punto il sindaco dovrà scegliere se il commissario sarà un assessore della giunta. Noi sappiamo già che la delega al litorale, che è la delega che caratterizza il decentramento del municipio decimo, ex tredicesima circoscrizione, è già stata affidata all'assessore Isabella, l'assessore alla legalità e alla trasparenza, al quale noi abbiamo consegnato proprio nei giorni scorsi tutta la documentazione relativa alle concessioni e alle planimetrie. Per fornirgli immediatamente, senza magari aspettare che lo facessero gli uffici, tutti gli strumenti per iniziare a intervenire. Appunto, il sindaco deve decidere se il commissario sarà un altro assessore della sua giunta, se sarà lo stesso Sabella o sarà un altro suo delegato. A nostro avviso però è importante che ci sia un segnale politico, cioè che non si aspetti necessariamente l'intervento della magistratura. Questo vale per Ostia, vale per le questioni legate ai servizi sociali, alle politiche abitative o alla metro C. La politica deve dare in questo momento un segnale di soluzione, non si può aspettare che arrivi l'inchiesta giudiziaria. Noi avevamo già fatto una serie di proposte in questi due anni, il fatto che forse in modo un po' tardivo ora questi temi siano arrivati al centro dell'attualità ci dà la misura del fatto che avevamo fatto un'analisi azzeccata e le nostre proposte siamo sempre pronti a metterle a disposizione di tutti e soprattutto di chi ha la responsabilità del governo. Grazie a Riccardo Maggi.